Le previsioni meteo annunciano che il caldo africano torna ad espandersi sull'Italia e i termometri saranno in aumento fino a 35 gradi. Un nuovo vortice perturbato a partire da metà settimana, però influenzerà fortemente le condizioni del tempo. La settimana appena iniziata vedrà il ritorno in grande stile dell'alta pressione e dunque con un tipo di tempo che tornerà nel complesso abbastanza stabile, con temperatura in generale ripresa. Tuttavia, da giovedì la situazione potrebbe cambiare radicalmente a causa dell'arrivo di un vortice instabile che porterà forti temporali che probabilmente continueranno per tutto il fine settimana. Già da lunedì lo spostamento verso i Balcani dell'area depressionaria porterà ad un generale risalita della pressione. Un promontorio anticiclonico nordafricano riprenderà a salire verso il nostro paese. L'aumento termico, previsto soprattutto tra lunedì e mercoledì, coinvolgerà più o meno tutta l'Italia, ma si farà sentire in particolare al sud e sulle isole maggiori. In questo frangente i termometri si attesteranno su valori ben superiori alla media stagionale. L'alito africano farà schizzare la colonnina di Mercurio fino a 33-35 gradi tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e parte della Sardegna. Farà lievemente meno caldo invece al centro-nord, dove si toccheranno punte di 32-33 gradi, al centro intorno a 30-31 gradi e sulle regioni settentrionali. Tra mercoledì sera e giovedì avremo un cambiamento dello scenario meteorologico con possibili fenomeni di maltempo estesi. Un nuovo vortice di bassa pressione in arrivo dalla penisola iberica potrebbe provocare un calo della pressione con il ritorno a tempo più incerto, dapprima al centro-nord e in seguito anche al sud. Le temperature dunque potrebbero altresì perdere qualche grado. Questo nuovo stop del caldo sembra essere comunque l'ennesimo segnale che le altre pressioni non riescono più ad avere l'energia necessaria a garantire tempo stabile e caldo troppo a lungo, preludio che qualcosa di più importante potrebbe cambiare nel futuro successivo. Grazie per aver ascoltato queste previsioni e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.